c'è stato uno sciopero nella ditta nel quale lavoravo e vennero naturalmente i fascisti, portarono via 5 uomini e 2 donne e io li difesi a spada tratta. Di notte il prefetto con un ordine venne e mandò dei fascisti in casa a prelevarmi e naturalmente di lì passai ai campi di concentramento. Stringevamo una con l'altra chiedendosi che fine facevamo, perché era una cosa tremenda. Tremavamo non solo dal freddo, ma della paura, dell'orrore, scene apocalittiche, questa gente in terra che urlava dal dolore, che piangeva, che chiamavano, vedere il fumo che usciva da questi camini, le fiamme, l'odore acre. Ma dicevamo, cosa succede? Non riuscivamo a capire cos'era. Ci sono stati lunghi pomeriggi in cui lei si raccontava quasi con la tazza del tè e i biscotti, però non si raccontavano appunto le chiacchiere, beh, non so, che si possono raccontare le ragazze oggi. Ma ci ha raccontato questa bellissima storia, bellissima non perché è stata bella quello che ha vissuto, bellissima perché comunque deve essere raccontata. Oggi la storia, il mondo civile ricorda la giornata della memoria, un giorno appunto per ricordare quanto quella pagina così triste, della storia che è stata la persecuzione degli ebrei, ma anche lo sterminio nei lager e tutto ciò, che è il risultato poi. Ne parliamo quest'oggi grazie ad un collegamento nello spazio del nostro contenitore della domenica pomeriggio, che di solito dedichiamo appunto alle iniziative, alle idee dei giovani. Dicevo, ne approfittiamo quest'oggi in questo spazio per parlare con due autori di un libro. Appunto, sono tante le pubblicazioni che di solito in questo periodo riempiono le nostre librerie, proprio a parlare, a dare luce a questa pagina oscura della nostra storia. Per cui abbiamo in collegamento Skype Giovanna Caldara e Mauro Colombo, che sono gli autori di Tanto tu torni sempre, Ines Figini, sottotitolo La vita oltre il lager. Anzitutto, benvenuti. Grazie, benvenuti a Grazie, voi. buongiorno, grazie. Allora, raccontiamo chi era Ines Figini e come nasce questo libro. Sì, questo libro appartiene, come dicevi giustamente tu, ad un filone già molto frequentato. Ci sono molte pubblicazioni che parlano di storie di deportati. Però no, la storia di Ines Figini sfugge un po' al cliché classico, dal momento che Ines Figini non è ebrea, non era membro della Resistenza e non era neanche dichiaratamente antifascista. Ines Figini era una giovane comasca che nel marzo del 1944 manifestò solidarietà ad alcuni colleghi di lavoro che, ritenuti dai nazifascisti responsabili di uno sciopero, vennero condannati alla deportazione. Ines solidarizzò con loro e quindi condivise il loro destino di deportati. Da questo punto di vista, la storia di Ines, che noi abbiamo raccolto in questo libro, sfugge a quello che è lo schema classico del deportato, che si riferisce, per lo più a ebrei, a membri della Resistenza oppure a persone dichiaratamente e attivamente antifasciste. Ines non aveva queste caratteristiche, però seguì appunto il destino dei suoi compagni di lavoro. Per questo motivo venne deportata in 3 campi di concentramento, prima Mauthausen per alcuni giorni, poi Auschwitz-Birkenau per circa 8 mesi e poi Ravensbrück per altri 5 mesi. Da cosa nasce questo titolo, Tanto tu torni sempre? Il titolo è collegato a una frase che gli ripeteva spesso la mamma di Ines quando era piccola. Questo è legato proprio a un episodio in particolare. Infatti Ines aveva una sorella piccola, Anna, che era l'opposto di lei. E quanto Ines era esuberante, si allontanava anche curiosa, si allontanava da casa curiosa di conoscere il territorio oppure per leggere indisturbata, quanto invece la sorella
rimaneva sempre in casa e se si allontanava dal cortile dove giocava di solito con gli amici, la mamma si preoccupava e rimaneva sempre sulla porta ad aspettarla. Invece Ines poteva trascorrere interi pomeriggi lontano da casa e quando tornava la mamma era intenta nelle faccende domestiche. Allora succede che un giorno Ines, rientrando a casa, dice: «Mamma, perché quando torno tu non sei mai sulla porta e invece quando Anna esce 5 minuti sei già sulla porta ad aspettarla?» La mamma gli dice: «Perché tanto tu torni sempre, Ines, la strada per tornare a casa la trovi sempre». In qualche modo questo anticipa poi l'epilogo del libro. Esatto. E queste parole saranno anche delle parole che mentalmente Ines si ripeterà durante il periodo della detenzione e le daranno la forza di sopravvivere, di tollerare, diciamo, anche l'intollerabile per un essere umano. Perché Ines voleva appunto sopravvivere ai campi e tornare a casa con le sue gambe per poter bussare alla porta e dire: «Mamma, sono tornata anche questa volta». E così ha fatto, perché il 25 ottobre del 1945 Ines, per quanto debilitata dal campo di concentramento, da una flebite e dal tifo, si è trascinata a casa e ha bussato alla porta. Il tutto nasce quindi da questa storia che finisce appunto a lieto fine. Come siete venuti a conoscenza di questa storia? Ma l'abbiamo scoperta attraverso un'attività che la stessa Ines porta avanti da una 15 anni, nel senso che si è a un certo punto resa consapevole di avere una responsabilità nei confronti delle giovani generazioni e quindi alla metà degli anni 90 ha cominciato a girare per le scuole, in primo luogo del Comasco e poi di tutta la Lombardia e anche di altre regioni italiane, a raccontare appunto agli studenti la storia, la sua esperienza. E noi, attraverso appunto uno di questi incontri nelle scuole, siamo venuti a conoscenza della sua vicenda e abbiamo ritenuto che per i tratti di originalità a cui facevo riferimento prima fosse meritevole appunto di un'attenzione e di un approfondimento editoriale come quello che abbiamo fatto. Da cosa nasce invece l'idea poi di scrivere a quattro mani questo libro? Magari Giovanna mi può rispondere. Ma l'idea è nata, diciamo, in contemporanea, perché abbiamo assistito appunto, come diceva Mauro, a questo incontro e tutte e due ci siamo detti: questa storia deve essere raccontata e trasmessa anche alle future generazioni. Allora ci siamo parlati, ci siamo guardati e tutte e due, avendo la stessa idea, ha detto: «Beh, allora proponiamolo ad Ines e cominciamo a scriverlo». Sicuramente io e Mauro abbiamo anche due approcci diversi, essendo una donna e un uomo, anche come sensibilità sono diverse. E se Mauro è più intento, più appassionato della storia, dei dettagli storici, io forse sono riuscita a cogliere l'intimità proprio di Ines, che si è ha aperto il cuore e raccontando tutto quello che gli era successo. Il tutto quindi nasce anche ed è il frutto di una serie di incontri, immagino, con la protagonista del vostro libro. Sì, sono stati penso una decina di incontri, in cui di un paio d'ore più o meno, in cui ci sedevamo con la tazza del tè e lei ci ha raccontato questa sua storia. Qual è del periodo della sua detenzione all'interno dei campi di concentramento l'episodio che più vi ha colpito? Magari uno da parte di Giovanna e uno di Mauro, visto che, come dicevi, l'approccio è stato differente. Ah, direi che l'episodio forse che in qualche modo è più significativo, tra l'altro Ines lo ha ricordato anche proprio ieri mattina nel corso di uno di questi incontri nelle scuole, è stato l'unico moto di ribellione che lei ha avuto all'interno del lager di Auschwitz-Birkenau. Dobbiamo dire che Ines ha un carattere ancora oggi, che ha 90 anni, estremamente esuberante, molto determinato, molto tenace, quindi evidentemente l'esperienza della prigionia era una prova oltremodo dura per una persona con le sue caratteristiche. Ebbene, per sopravvivere in quei mesi ha dovuto mettere un po' a tacere questa sua natura,
fino a questo episodio in cui evidentemente non ce l'ha fatta e per ribellarsi contro una situazione che vedeva le prigioniere italiane ancora più vessate rispetto a prigioniere di altre nazionalità, ebbe un moto di ribellione nei confronti di un militare, di un nazista, che la portò poi a tenere per sé delle punizioni, delle rappresaglie. In realtà probabilmente quel moto di ribellione le guadagnò una certa stima da parte di questo militare, che poi nei giorni a venire, appena ce n'era l'occasione, cercava di darle delle razioni di cibo ulteriori, supplementari rispetto a quello che veniva distribuito nel campo. Invece per Giovanna? Ma ci sono vari episodi che dimostrano la sua sensibilità e il suo ottimismo anche appunto in questi momenti difficili. Uno in particolare è quando lei era un punto di riferimento per le sue compagne del blocco nel quale era rinchiuso, perché cercava di incoraggiare le altre a non mollare, perché comunque bisognava lottare e sopravvivere. Certo, bisognava contrastare la forza, la fatica, l'esasperazione, l'annullamento totale che uno aveva degli sentimenti e della persona stessa. Però Ines in ogni occasione cercava appunto di stimolare non solo se stessa, ma anche le compagne, perché insieme erano tra virgolette entrate e insieme avrebbero dovuto fare il possibile per cercare di uscire. Ecco, so che stamattina siete stati, ieri mattina siete stati all'interno di una scuola a parlare, a presentare il vostro libro. Questo vi ha dato anche la possibilità di confrontarvi con un uditorio molto vivace. Ecco, i ragazzi cosa pensano del libro? Qual è il loro approccio? Quali sono state le loro domande? Ma direi che degli incontri che abbiamo svolto in questi mesi dall'uscita del libro, abbiamo fatto appunto incontri in biblioteche, in comuni, in librerie, quelli fatti nelle scuole sono sempre quelli più emozionanti, perché si stabilisce un legame molto intenso e molto diretto tra Ines e i ragazzi. Anche lei, quando magari inizia degli incontri, magari appunto considerata l'età è un po' stanca, si nota visibilmente come nel raccontare la sua esperienza è come se si ricaricasse progressivamente e termina l'incontro sicuramente più in forze e più brillante di come magari l'abbia cominciato. Da parte dei ragazzi c'è sempre grande attenzione, grande interesse, ovviamente c'è una curiosità spasmodica nel poter vedere il tatuaggio che Ines porta ancora sull'avambraccio sinistro, segno appunto della sua deportazione a Birkenau, ma ci sono anche domande molto, diciamo così, meno banali, meno esteriori, che entrano anche un po' nel profondo dell'esperienza emotiva che Ines ha avuto durante la detenzione. Giovanni, davvero l'ultima... Anche perché Ines, quando sì, racconta la sua storia, lo fa utilizzando un linguaggio molto semplice e diretto, cioè lei descrive quello che ha vissuto anche nei dettagli, nei particolari, e quindi riesce a coinvolgere. E questa idea di raccontarlo in prima persona abbiamo voluto mantenerla anche nel libro, infatti è raccontato che per il lettore che lo legge come se sentisse Ines raccontare la sua storia. Un'ultimissima domanda: che tipo di percezione hanno i ragazzi, gli studenti di questa pagina della storia? Beh, io credo che la percezione immediata è quella di poter avere a che fare direttamente con una persona che la storia l'ha vissuta, che è un'esperienza ben diversa ovviamente dal leggere dei campi di concentramento, dei lager, dell'olocausto attraverso un manuale di storia. Quindi questa è un tipo di relazione appunto che loro stabiliscono con il testo e che si nota immediatamente. Poi chiaramente attraverso il racconto che Ines fa vengono trasportati, diciamo così, in un'epoca ovviamente del tutto avulsa dalla loro in termini di avvenimenti, di abitudini, di costumi di vita. Quindi magari l'approccio da questo punto di vista per loro è un po' più complicato, però come diceva Giovanna, anche il modo di raccontarlo che ha Ines
riesce a rendere il tutto estremamente realistico. Tanto tu torni sempre, gli autori, Giovanna Caldara, Mauro Colombo. Grazie per essere stati con noi, anche se così virtualmente. Grazie mille. Grazie a voi per l'invito. Grazie a voi. Mamma, quando potrò anch'io salire sul treno che mi trasporterà verso la tanto sospirata casa. Era il 25 ottobre del 45. Arrivai dove abitavo in via Tommaso Grossi, insomma questa strada che andava verso Brunate, e arrivato a un certo punto sentì una voce dietro di me che diceva: beh, la Ines o non è la Ines, forse è morta, forse, insomma, andò avanti lui a avvisare i miei genitori. E così quando arrivai la mia famiglia era già fuori, tutto nel cortile. Era una cosa stupenda. Quando entrai in casa io non so, volli rivedere tutte le mie cose, toccare tutti i miei vestiti, le mie calze. Era una cosa, mi pareva di essere rinata, non sentivo più niente. E poi dopo, quando mi rimisi, ripresi il lavoro, i miei sport preferiti, ed ora eccomi qui a raccontare la mia storia.